L'interruzione idrica viene spostata di una settimana, questo consentirà anche di agganciare un intervento, anticipare anzi un intervento che era previsto per febbraio e che riguarda una modifica importante al serbatoio cittadino. Sì, di fatto vogliamo mantenere, diciamo così, tutti gli interventi in chiusura entro il 6 aprile, quindi in considerazione di quello che non è stato fatto a dicembre stiamo anticipando alcuni interventi che erano già previsti per i mesi successivi. È particolarmente importante l'intervento che agganceremo con la chiusura a questo punto dell'erogazione del 19 gennaio, perché creeremo un sistema che collegherà il serbatoio Montesanto 2 attualmente esistente con il costruendo Montesanto 1. Questo per garantire, nel momento in cui completeremo il serbatoio, mi auguro veramente nel giro di un paio di mesi, di dare più portata di acqua da mettere da parte per poi erogarla alla popolazione. Il Monte Sant'Uno è un elemento fondamentale perché pesa circa 5.000 metri cubi di acqua. Facendo questo ulteriore collegamento saremo nelle condizioni di continuare quel progetto che è l'acqua H24. Quanto è importante questo lavoro al Monte Santo che era previsto per febbraio e viene anticipato al 19 gennaio? Nodo Montesanto è il collegamento tra il serbatoio esistente, il nostro serbatoio di arrivo diciamo dal fiume freddo che è Montesanto 2 e il nuovo Montesanto 1 che è in fase di realizzazione, quindi è un collegamento tra i due serbatoi e quindi è molto importante per avere quindi anche una riserva in più per la città. Ricordiamo che il Montesanto 2 era proprio il punto in cui non ha funzionato una pompa per il ripristino dell'erogazione idrica nell'interruzione di novembre. Sì, il serbatoio Montesanto 2, lì quando abbiamo fatto l'intervento di novembre, al riavvio di tutti gli impianti, ovviamente c'è stato un guasto sulla pompa, l'abbiamo ripristinata subito, quindi sostituita, però ovviamente la ripresa è stata un po' più lunga. Contate che questa volta funzioni? Ci auguriamo, però sono cose che possono capitare e non possiamo ovviamente prevenire in alcun modo.